il carrettone della cucina dei tedeschi. Dopo quando eravamo quasi dietro morire di fame, è arrivato un carrettone grande con la cucina dei tedeschi e lo hanno tirato dentro sotto il nostro portico. Io stavo sempre là a guardare se mi davano qualche cosa da mangiare e quando al cuoco gli è scappata in terra una patata, io sono stato svelto a prendermela su e a mangiarla anche se era cruda. Ma il soldato che comandava ha fatto il muso brutto al cuoco. Quando il da mangiare è stato pronto, i soldati sono andati a prendere il rancio, tutti in fila. Io ho visto uno scatolo per terra nell'orto e l'ho preso e lo ho lavato con un po' d'acqua e sono andato a vedere se mi davano minestra. Ma un soldato mi ha tirato indietro perché c'era quello che comandava che andava su e giù a fare la guardia. Poi, quando che quello che comandava si è voltato, mi ha tirato dietro a sé e lui e un altro mi nascondevano intanto che il cuoco mi ha gettato dentro pieno di minestra. Ma io mi sono scottato perché la minestra era bollente. Uno dei soldati allora me lo ha preso e me lo ha portato dietro l'angolo dove che quello che comandava non mi vedeva. Così ne abbiamo mangiato un po' io, un po' mio nonno e un po' mia nonna. Dopo, un soldato con la baionetta mi ha fatto un buco per parte nel scatolo e con un poco di fil di ferro ha fatto il manico e io non mi scottavo più. Dopo due o tre volte, quello che comandava non c'era più e il cuoco mi gettava minestra nel scatolo fino a che era pieno. E quell'altro soldato che dava fuori galette e pane ne dava anche a me, senza paura. E così per un mese siamo stati meglio anche noi. Ogni volta che io raccontavo questo a mia nonna, lei mi diceva che quel cuoco là e il soldato che mi dava le galette andranno in paradiso. Ma io ho pensato che anche quello che mi ha messo il manico nel scatolo e quei due soldati che mi nascondevano, intanto che il soldato che comandava, andranno in paradiso. E ancora di più il soldato che mi dava il suo rancio e restava senza lui. Poi ho pensato che quello che comandava andrà all'inferno se non domanda perdono a Gesù, a non avere nessuna misericordia di un bambino piccolo come me. E mi dispiace tanto. Quando ho raccontato questa a mia madre e che volevo dire qualche orazione per quelli che mi hanno aiutato, mia madre mi ha insegnato che bisogna pregare ancora di più per quelli che non hanno avuto misericordia. A me pareva di no. Invece aveva ragione mia madre, perché quelli buoni vanno in paradiso anche se non preghiamo per loro. Bisogna dir molte orazioni
per quelli cattivi perché non vadano all'inferno.